Sono Mauro Colafato, segretario provinciale Wiscuola Cremona. Allora, il 5, 6, 7 marzo si vota per le rappresentanze unitarie anche nel settore della scuola. Ecco, sono importanti perché queste elezioni? Queste elezioni sono importantissime per noi del comparto scuola e soprattutto per la Wiscuola perché veniamo da un periodo sicuramente difficile per l'intero comparto e nonostante ciò noi della Wiscuola possiamo e sicuramente sottolineare che abbiamo raggiunto dei buoni accordi nonostante i periodi difficili. Solo per citarne alcuni posso ricordare la forte volontà di assumere il ruolo moltissimo personale precario. Non a caso, grazie alla nostra iniziativa, è stato possibile mettere in ruolo oltre 67.000 persone tramite un'azione tutta sindacale, senza un'ora di sciopero e attraverso un'azione voluta fortemente dalla nostra sigla sindacale. Ovvio che oltre a questo possiamo anche far riferimento allo sblocco della mobilità professionale ATA, infatti ben presto gli idonei potranno ottenere il passaggio di qualifica, oppure la nostra battaglia per il mantenimento degli scatti di anzianità e quindi stiamo ancora battagliando per la certificazione delle risorse e per far ottenere a chi ne ha diritto lo scatto maturato, compreso gli arretrati. Quindi tutto ciò ha a che fare con una volontà seria di tutelare i diritti dei lavoratori della scuola. Ecco, ma quali sono i compiti delle RSU? I compiti dell'RSU sicuramente non sono quelli di essere dei mini sindacalisti, ma sono quelli di essere dei lavoratori che quotidianamente prestano servizio nelle nostre scuole, si confrontano con i colleghi e riportano in sede di contrattazione le esigenze del personale. È ovvio che da più parti si è cercato di sminuire il valore della contrattazione, infatti partendo dal disegno di legge Aprea fino ad arrivare al decreto Brunetta, si è cercato di contrapporre un confronto democratico tra amministrazione e rappresentanze sindacali a una macchina burocratica che pretende di gestire tutto in maniera unilaterale. Per noi della Wiscuola questo non è accettabile. Ecco, ma quali sono i problemi I che... governi precedenti hanno prestato poca attenzione al problema delle risorse, alla valorizzazione professionale, pensiamo ai docenti e alle basse retribuzioni che hanno, e notizie recenti affermano che le retribuzioni attuali sono al di sotto, ben al di sotto della media europea. Quindi l'obiettivo della Wiscuola è quello di prendere come punto di riferimento tre pilastri fondamentali, quello della trasparenza per un sistema di regole chiare e certe per tutti, poi è assolutamente la tutela dei lavoratori attraverso la valorizzazione di quello che è il nostro contratto e poi puntiamo a un'amministrazione snella, senza questo apparato burocratico che intasa le amministrazioni, cercando di puntare a una scuola il più possibile di qualità. Oltre a questo, la Wiscuola sta ancora scendendo in prima linea per cercare di andare incontro a quel personale che è rimasto gravemente avvilito, per non dire arrabbiato, rispetto alle recenti manovre in tema previdenziale. Quindi se entro breve non riusciremo a trovare una via di scampo per questo personale, saremo costretti a procedere con il contenzioso. Oltre a questo pensiamo anche ai lavoratori precari ai quali deve essere garantita una stabilità e questo può essere fatto attraverso lo sblocco di risorse per organici stabili e pluriennali ai fini di garantire un'attività didattica continua e una stabilità ai lavoratori stessi. In più pensiamo a chi vuole accedere alla professione scolastica perché tra conferme smentite è previsto un canale di formazione iniziale per i docenti, ma non c'è un canale di reclutamento. Quindi per noi della Wiscuola formazione e reclutamento devono andare insieme, procedere di pari passo perché chi consegue un'abilitazione deve anche sapere come e quando spenderla. Quindi siamo impegnati ancora per tutti questi problemi che devono portare a costruire una scuola democratica. Dobbiamo evitare che gli organi principali della democrazia nelle scuole, che sono gli organi collegiali e le RSU, vengano sminuite. Non dobbiamo assistere a questa trasformazione delle scuole in uffici in cui c'è un dirigente che comanda e degli impiegati che seguono. Noi dobbiamo puntare a una scuola democratica, laica, una scuola in cui il personale ha voce in capitolo nella sfera decisionale. In sintesi, quali sono i motivi per i quali i lavoratori dovrebbero
dovrebbero votare Will. Chiediamo alle lavoratrici e lavoratori il 5, il 6, il 7 di marzo di sostenere i nostri candidati Will Scuola, perché sono persone competenti, persone che saranno formate e sono formate dal sindacato per affrontare questo ruolo, e perché la Will Scuola può rappresentare quel sindacato capace di cogliere le trasformazioni della società di massa. E un sindacato di massa può essere quello che ha dei principi laici e democratici. Quindi noi chiediamo il voto per una scuola che abbia come punto di riferimento la trasparenza, la tutela dei diritti dei lavoratori e la qualità.